Un buongiorno a tutti gli amici di Endurista Magazine, siamo a Jämsä, Finlandia, siamo alla presentazione dei modelli 2020 Husqvarna Enduro. Sono con un amico endurista, Federico Valentini di Husqvarna Motorcycle, direttamente da Mattinghofen. Io lascerei dire a te il ruolo perché sicuramente la pronuncia è migliore. Allora, io sono il Head of Global Marketing, che vuol dire praticamente il responsabile marketing globale per Husqvarna Motorcycles. Buongiorno a tutti. La cosa che ci tengo a dire subito è che abbiamo appena terminato due bei giri di enduro insieme, abbiamo condiviso i 302 tempi e le 4 tempi. E senti, io sono molto contento di vedere persone che vanno in moto all'interno di aziende che producono moto, cosa non scontata. Sì, tanti lo apprezzano della nostra azienda perché noi siamo tutti motociclisti. Quindi oggi ho fatto un po' di fatica perché solo due giri, ma era un annetto che non andavo in moto con la moto da fuori strada, quindi un po' di fatica l'abbiamo fatta, però ci siamo divertiti. Dai. Sì, sì, sì. Allora, location spettacolo, lo mostreremo adesso in questo video e parliamo brevemente di tutte quelle che sono le novità relative a questa nuova gamma. Quindi moto facili, maneggevoli, un sacco di migliorie tecniche che derivano dai campi di gara. Sì, e in pratica non è solo un aggiornamento della moto, è una nuova generazione, quindi cambia tanto telaio, forsellone, telaietto, motori, quindi ci sono tante novità anche sulle sospensioni, quindi è tutta una nuova generazione dell'enduro, non è solo grafica o plastica. Ecco. Ah. Questa è una grande novità allora. Sì, sì, esatto. E poi c'è il 152 tempi a iniezione nuova, quindi insomma ci impegniamo tantissimo sull'enduro ovviamente. Senti, siamo appena scesi dalle moto, cosa hai apprezzato di più? Ma intanto io ho fatto il primo giro con la 350, molto facile, ho fatto quasi tutto il giro in terza, bella moto. Poi ho provato il 252 tempi, io sono un due tempista. Grazie. La moto da cross 252 tempi e quindi mi trovo sempre molto bene con i due tempi, bellissimo. E io non aggiungerei altro, vi lasciamo le immagini, video, godetevi la Finlandia e tutto sul prossimo numero di Endurista Magazine. Grazie a tutti, ciao.